Oh, guarda che c'è Nicola Jiang. Oggi vi porto in una trattoria italiana qui in Cina. Come ben sapete, io adoro mangiare la cucina italiana e finora ho sempre mangiato benissimo nei ristoranti italiani qui a Pechino. E l'unico problema è il loro prezzo troppo alto. Perciò stavolta ho trovato una trattoria con prezzi più abbordabili. Uè, Piero, un posto per uno. Ah già, ho sentito che lo chef di sto locale è italiano e per questo sono qui. Apriamo il menù e come potete vedere è in tre lingue. Qui ci stanno le pizze e c'è pure la hawaiana, la vostra preferita. Lui è il pizzaiolo. Grazie Stefano. Finalmente è arrivata la mia Ma che cazzo è sto roba? Comunque in totale ho speso su 14 euro e mi sono acchiappato una margherita 6 euro, una crema di funghi 3 euro, una carbonara 5 euro e una focaccia offerta dalla casa. Buon appetito! Sa di brodo con funghi tritati, un po' di sale. Da quando la focaccia si abbina al burro? Però questa salsina ci sta un bel po'. È la prima volta che trovo la carbonara in Cina e non vedo l'ora di assaggiarla. Il sapore della panna è fortissimo. Sapete cosa manca qui? Il pecorino. Ma che roba ci mettono sulla margherita? Strisce di basilico, che taccani. Comunque la mozzarella dopo che si raffredda diventa una roba dura. Vabbè, ciao.